Buonasera a tutti i nostri telespettatori, anzi a questo punto direi buonanotte, ma non è stata senz'altro, anzi, una buona giornata, tutt'altro. Ormai tutti a quest'ora saprete che cosa è successo alla centrale idroelettrica sull'Appennino Tosco-Emiliano, a un passo dalla provincia di Pistoia, ma siamo nella provincia di Bologna. Però, per chi non lo sapesse, per fare il punto della situazione, se ci sono aggiornamenti, ci colleghiamo con Soviana, con la nostra inviata Marta Quilici. Buonasera Maurizio, buonasera a tutti. Sì, siamo di nuovo di fronte alla centrale idroelettrica del bacino di Suviana. Ce ne sono due, siamo di fronte a quella di Bargi, dove questo pomeriggio, intorno alle 15, c'è stata un'esplosione che ha coinvolto tre persone che sono rimaste decedute. Sono quattro le persone disperse, cinque le persone ustionate, una delle quali ricoverata all'ospedale di Pisa, le altre negli ospedali dell'Emilia Romagna. La situazione è in continua evoluzione, quindi i sommozzatori dei vigili del fuoco che sono arrivati in serata intorno alle 20:30 stanno raggiungendo le persone che si trovano a decine di metri sottoterra, perché l'esplosione è avvenuta all'ottavo piano interrato e ha coinvolto anche il nono piano allagandolo. Le persone coinvolte, lo ripetiamo, non sarebbero dipendenti di Enel, ma di ditte in appalto. Sono decine i vigili del fuoco impegnati nei soccorsi. Sono arrivati, appunto, come dicevo, anche i sommozzatori e anche un modulo USAR, cioè il modulo di ricerca sotto le macerie della regione della Toscana, dei vigili del fuoco, della Toscana, di cui fa parte anche un'unità da Pistoia. È stata attivata anche la CROSS pistoiese, che ha composto una squadra fatta di 8 persone tra sanitari, medici e infermieri. Abbiamo sentito varie testimonianze. Ovviamente adesso la priorità è quella di recuperare le persone disperse, sperando ovviamente di trovarle in vita, recuperare anche i corpi delle persone decedute che sono stati individuati ma non sono stati ancora prelevati. Per fare il punto della situazione, vi lascio a quanto ci ha detto il procuratore di Bologna Amato, che era presente sul posto. Adesso è il momento della ricerca, poi sarà il momento di capire quello che è successo. Per adesso l'impegno è massimo, come vedete, vigili del fuoco, ASL, ispettorato del lavoro, carabinieri, guardia di finanza, quindi ci siamo tutti per cercare di, ecco, di mettere in sicurezza l'impianto e soprattutto di fare la ricerca delle persone che sono disperse. E poi vedremo con i tempi, i modi giusti di capire quello che è successo. Grazie. E questo quindi è quello che avete sentito come ultime notizie. Stavo dando un'occhiata se ce n'erano altre, al momento no, se le avremo ovviamente ve le daremo nel corso di questo telegiornale. Ora rimaniamo nella cronaca di tutt'altro tono, a dire la verità, e parliamo di Pistoiese, del caso della Pistoiese e di tutto quello che gira intorno, con una intervista al procuratore capo di Pistoia. La Procura di Pistoia, leggendo i giornali, era da un po' di tempo che aveva percepito dei rumor e poi all'inizio dell'anno, nel mese di gennaio, abbiamo ricevuto un esposto anonimo molto dettagliato che ci ha consentito di iniziare una autonoma attività di verifica e questa autonoma attività di verifica, che è durata un paio di mesi, ci ha fatto individuare posizioni debitorie importanti da parte della società e quindi abbiamo messo in cantiere l'idea e la relativa istruttoria per
per un ricorso per fallimento. Così il procuratore capo della Repubblica di Pistoia, Tommaso Coletta, ha spiegato l'origine dell'indagine pistoiese condotta dalla locale Guardia di Finanza sulla gestione dei conti della Pistoiese, che vede indagati Maurizio De Simone, ex garante del Trust Orange, Matilda Igiace, amministratore unico della società, Antonio Gammieri, commercialista del club, e Omar Vecchione, a capo della OMAV, che per un periodo ha sponsorizzato la Pistoiese. In corso di questi accertamenti preliminari abbiamo appreso che vi era altra indagine, e quindi abbiamo concordato di far coincidere i momenti di esecuzione delle nostre perquisizioni per acquisire scritture e libri contabili della società con il momento di esecuzione di provvedimenti emessi da altre autorità giudiziarie, cioè da EPPO e procuratori europei. E quindi la settimana scorsa abbiamo avuto in coincidenza l'esecuzione di questi diversi provvedimenti acquisitivi nostri e cautelari da parte di EPPO. La Procura europea ha indagato e sta indagando su una maxi truffa che riguarda internazionale, che riguarda fondi PNRR, quindi truffa all'Unione europea. La Procura di Pistoia su cosa si sta concentrando, per quanto ovviamente le indagini siano ancora in corso? Noi procediamo per reati di bancarotta, in particolar modo per operazioni dolose che hanno poi determinato l'aggravio della posizione debitoria della società. Non c'è una strettissima connessione con l'indagine EPPO, che altrimenti avrebbe attratto la competenza anche di questo reato nel filone principale che gestisce EPPO. Per cui per il momento noi lavoriamo sul codice della crisi, che è la normativa che disciplina ciò che prima si chiamava bancarotta fallimentare. E EPPO lavora per i reati che danneggiano il bilancio dell'Unione Europea. E i debiti, a proposito della Unione Sportiva Pistoiese 1921, la denominazione storica, sulla base dei quali la Procura della Repubblica di Pistoia ha presentato la richiesta di liquidazione giudiziale, che è l'ex fallimento, sono principalmente con l'erario e di natura previdenziale. Nei prossimi giorni la società, ovvero l'amministratore, che pur dimissionaria è tuttora Matilde Giace, sarà comunque chiamata davanti al Tribunale fallimentare per presentare i conti e i bilanci della Pistoiese e soprattutto dichiarare cosa intende fare. Per evitare la liquidazione giudiziale, infatti, la società dovrà presentare un piano credibile di rientro. Qualora il giudice lo ritenga valido, sarà possibile evitare la liquidazione procedendo, ad esempio, ad un concordato preventivo. Visto quello che è successo e sta succedendo intorno a questa vicenda, la vedo dura che sia possibile evitare questo, però insomma, chissà. Ancora cronaca, in questo caso ancora Guardia di Finanza, in questo caso si parla di un arresto e sequestri ai domiciliari e sequestri per oltre 1.300.000 euro. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Pistoia hanno eseguito un arresto ai domiciliari e hanno effettuato un sequestro preventivo di oltre 1.300.000 euro nei confronti di un 65enne originario del Piemonte, ma da tempo residente in provincia di Pistoia, ritenuto responsabile di usura, estorsioni, atti persecutori, truffa aggravata ed autoriciclaggio di proventi illeciti. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia su richiesta della Procura della Repubblica. Le operazioni di sequestro condotte a Pistoia, Pescia, Monsummano e Buggiano hanno interessato anche due suoi familiari indagati per riciclaggio e altre sei persone, sempre imparentate, alle quali aveva fittiziamente intestato beni e disponibilità finanziarie. Le indagini sono partite dopo che i controlli sul principale indagato e sul nucleo familiare hanno evidenziato un elevato tenore di vita, una condotta sospetta nonostante tutti non disponessero di fonti di reddito ufficiali dichiarate al fisco. Le successive indagini, coordinate dalla locale autorità giudiziaria, hanno fatto emergere come una imprenditrice piemontese in grave stato di indebitamento aveva ricevuto in prestito dallo stesso a più riprese 150.000 euro. Nel tempo la vittima era poi stata costretta a versare consistenti somme di denaro a titolo di spese mai documentate dal sedicente amico e a rilasciargli come garanzia una procura speciale a vendere alcune proprietà immobiliari e diversi titoli di credito che lo stesso minacciava di riscuotere, il tutto perseguitandola e molestandola con continui messaggi e telefonate intimidatorie grazie alle quali riusciva ad estorcere le interessi usurari ad un tasso superiore al 100%, quindicinale o mensile.
il principale indagato era riuscito a raggirare la stessa imprenditrice, ottenendo il versamento di circa 1 milione di euro per un presunto investimento in una società bulgara, dallo stesso falsamente presentata come attiva e con un crescente volume d'affari, ma che nei fatti non era mai stata operativa. Analogo investimento in altra impresa bulgara era stato prospettato a un secondo imprenditore piemontese che veniva prima indotto a rilasciargli 40 cambiali firmate in bianco e poi costretto a versargli oltre 50.000 euro dietro minaccia di porle all'incasso. I proventi illeciti, dopo essere stati veicolati su conti correnti nazionali ed esteri riconducibili ai 3 indagati, venivano utilizzati per l'acquisto di immobili, autovetture, motociclette e orologi di lusso, dei quali è in corso il sequestro. La polizia ha restituito al suo legittimo proprietario un portafoglio che era stato smarrito contenente diverse carte di credito e banconote per una somma complessiva di oltre 1.400 euro. A trovare il tutto sono stati 2 minori extracomunitari di origine ghanese e guineiana che hanno consegnato il portafogli ad un equipaggio della polizia, in particolare si parla di personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e soccorso pubblico. Il proprietario, rientrato in possesso di quanto smarrito, ha ringraziato i giovani minorenni per la loro onestà e gli agenti per l'efficienza. Finalmente anche una buona notizia in una giornata così complicata e tragica. Giorni di protesta degli agricoltori nel nord Italia, c'erano anche persone della Coldiretti Pistoia. Oltre 10.000 agricoltori, guidati dal presidente nazionale Ettore Prandini, per 2 giorni hanno manifestato alla frontiera del Brennero in difesa della salute dei cittadini e il reddito delle aziende dall'invasione di cibo straniero che finisce spesso sulle tavole spacciato come italiano. Folta la presenza pistoiese, dalla montagna alla Val di Nievole al Pesciatino, dal Monte Albano alla Piana, guidate dal direttore di Coldiretti Pistoia. Anche Coldiretti Pistoia partecipa a questi 2 giorni di mobilitazione al Brennero per testimoniare che non abbiamo mai interrotto il nostro impegno contro il falso Made in Italy che erode il reddito delle nostre imprese agricole. Per manifestare per il nostro Montalbano, per il nostro prodotto diciamo di punta del Montalbano che è l'olio e contro i prodotti speciali che vengano dall'estero che praticamente vengano spacciati per italiani, per difendere il nostro Made in Italy e anche per dare diciamo, un esempio alla generazione futura che viene su di difendere i nostri prodotti sia per quanto riguarda soprattutto la qualità rispetto ai prodotti che vengono da altre nazioni magari contraffatti e utilizzando magari anche i nostri marchi. Noi per produrre in montagna ci mettiamo tempo, risorse e molta fatica per fare prodotti di nicchia e alta qualità quando dall'estero viene importato dei prodotti che non hanno niente di italiano. Per il 10° anno consecutivo, in occasione della partita tra Estra Pistoia e Pallacanestro Reggiana, il Pistoia Basket ha sostenuto l'associazione Autismo Apuania. Il 2 aprile, da ben 16 anni, è stato scelto come la giornata sulla consapevolezza dell'autismo e per il 10° anno consecutivo, in occasione della partita tra Estra Pistoia e la Pallacanestro Reggiana, il Pistoia Basket ha sostenuto con il proprio patrocinio l'associazione Autismo Apuania per il Basket Blue Day, un canestro per l'autismo. 10 anni di affetto, 10 anni di sport, 10 anni di solidarietà, 10 anni di accoglienza. Siamo felicissimi di essere qui dopo 10 anni a celebrare insieme al meraviglioso popolo del Pistoia Basket la giornata mondiale di consapevolezza sull'autismo. È un piacere, una gioia per i nostri ragazzi. Sì, siamo ritornati qua anche quest'anno, ormai è nostra abitudine. Qua ci conoscono tutti, ci conoscete tutti. Mi hai chiamato tu per fare questo piccolo step. Margherita era sparita, mia moglie era agitata, è andata a salutare la nostra amica Monica in curva, ci sentiamo a casa ed è molto bello tutti gli anni per noi ritornare qua a fare un'esperienza, a far vedere quello che i nostri ragazzi sono in grado di fare. Grazie. Stamani è stata presentata a Firenze la rassegna Toscana in bocca che si svolgerà a Pistoia.
Presentata nella Sala Pegaso del Consiglio regionale la 7ª edizione della Toscana in Bocca, l'evento enogastronomico organizzato da Confcommercio Pistoia Prato che si svolgerà dal 25 al 28 aprile presso il polo espositivo della Cattedrale a Pistoia. Chef celebri, ospiti, show cooking, talk tematici, degustazioni, laboratori e musica per 4 giorni da assaporare. Come sempre, la parola d'ordine sarà la valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici, capaci di diffondere la conoscenza della cucina toscana come fonte di attrazione per tutta la provincia. 30 aziende in rete con una grande collaborazione andranno a proporre ricette toscane alle migliaia, almeno così era andata fino al 2019, andranno a visitare la cattedrale. A me piace sottolineare la grande collaborazione che c'è fra imprenditori, fra ristoratori, che mettono accantonano un po' le rivalità e si scambiano professionalità, idee, proposte, collaborano per la costruzione della manifestazione e quindi sono contento di vedere questo clima, perché soltanto facendo rete anche nel settore poteva essere impensabile. Tutti quanti si cresce, si va verso una maggiore qualità, verso diciamo sfide nuove e valorizzazione anche dei prodotti del nostro territorio. Un'occasione di valorizzazione della nostra filiera corta, della qualità dei nostri prodotti, del modo con cui l'agroalimentare toscano è elemento distintivo a livello nazionale, e questa è una rassegna che i prodotti, l'attività dei produttori in una dimensione di agricoltura di qualità illustra la Toscana, e per questo viene promossa proprio qui nella sala principale che l'istituzione regionale può offrire. Si parte il 26 aprile con ospite il cuoco influencer pistoiese Federico Fusca, capace di arrivare ad 1 milione di follower con le sue ricette. Il 27 aprile sarà la volta della cucina stellata di chef Claudio Sadler, mentre il super ospite previsto per la chiusura della manifestazione il 28 di aprile sarà l'istrionico Giorgione, celebre per i suoi progetti in TV, ma anche per essere una star sui social grazie ai tanti meme a lui dedicati. Parliamo di tango argentino. Il tango è molto particolare perché la gente si abbraccia forte, cuore con cuore, si battono tutto. Al circolo La Capannina di Bottegone, una serata con la milonga di tango argentino organizzata dall'associazione pistoiese Ultima Tanda. Promuoviamo il tango argentino nella nostra regione, sia con eventi di milonga con TJ che arrivano da fuori dalla Toscana, che eventi live come questa sera, dove ospitiamo un importantissimo gruppo argentino che arriva da Buenos Aires e si chiamano i Cachivaches Orchestra. Cachivache Quinteto, un quinteto da 4, siamo noi che veniamo di Argentina a questa bellissima terra toscana, che è la terra anche dei nostri nonni, quindi siamo molto felici di essere qui. Io vi auguro in bocca al lupo per il vostro tour europeo, che da dopo Pistoia dove sarete? Dopo Pistoia andiamo a Berlino. No? A Berlino, in Germania? In Germania. Poi dopo la Germania? Svizzera, Austria, Polonia, Spagna. Un tour europeo lunghissimo. Tour europeo, sì, ecco. Tour europeo, tour però europeo. In Italia da Ultima Tanda a Pistoia, in Capannina. Questa è la unica tanda in centro Italia. Vai! Sì. Allora, viva il tango! Viva il tango! Viva il tango e crepi lupo! Grazie! Ci fermiamo qualche istante, poi c'è la pagina sportiva e poi torniamo per le ultime notizie.